Eccoci qua, siamo qua con i Negan nel corner di Radio Agio TV per Verona Digital Music Fest con due componenti dei Negan. Siamo qua con Pietro e con Fabio. Ragazzi, ciao a tutti. Siete carichi per questa sera? Molto, molto. Siamo, sprizziamo felicità in ogni poro. Vedi anche Fabio. Vedi Fabio. Lui sì, sì. Ma io sono Pietro, lui è Fabio. Sì, era per confondere un po' le acque, perché ormai il viso di Pietro dalle nostre parti è ormai sui cartelloni pubblicitari di Mezza Verona. E infatti ha fatto in modo che il suo gruppo suonasse al suo festival, questo comunque tra parentesi. Vai. No, è perché mi piace essere una persona molto corretta nei confronti anche delle proposte artistiche che faccio, quindi se organizzo una cafonata di questo tipo mi ci metto anche il mio altrettanto cafone gruppo. Ecco, parliamo di questa cafonata di gruppo, nel senso, intanto perché vi chiamate Negan? O se c'è un motivo, se non c'è... Ma in realtà esiste una serie TV in cui c'è questo personaggio interessantissimo, si chiama Negan. E allora, visto che la serie non l'abbiamo vista... Questo è il momento in cui è arrivato però... il strike, peraltro. Esatto. Visto che la serie non l'abbiamo vista, però sembrava carino il nome, un po' quasi mezzo palindromo, è venuta fuori l'idea, abbiamo detto, ma sai che potrebbe essere carino? Basta, i nomi nascono così, secondo me, senza troppe pretese. Giusto, mi sembra giusto. Ci vuole. A cazzo di cazzo. Smarmelliamo tutto. Dai. E a parte il nome, che vabbè, abbiamo capito che è un po' a cazzo di cane, la musica che fate pure è a cazzo di cane o c'ha un senso? Peggio. Allora, in sostanza, il nostro genere è un po' un mashup, perché io nasco con influenze blues, con influenze totalmente le più belle influenze, dai, diciamo la verità. Poi in realtà è arrivato Falez a sporcare tutto con scuole influenze, basta, destinali con il punk rock, e questa unione un pochettino è diventata bella, è diventato bello, insomma, sentirete, perché sicuramente sarà una bella botta. Okay. Si era detto di essere polite, però comunque l'ha detto lui e non riesce ad essere. No, ma mancava questa componente del festival, questa LGBT. Quindi va benissimo, chiudiamo qua questa intervista che sta andando nel marciume. No, ma infatti, vi auguriamo un buon festival, ragazzi. E niente, grazie. Buon concerto, grazie Pietro per questo festival alla fine. Prego. Grazie Fabio, scusa. Ciao ragazzi.